E allora, in questo video le domande da porre sono tante e abbastanza complesse. E si parla spesso in diversi ambiti, sia a livello religioso che scientifico, che fantascientifico, di immortalità. Cosa ci puoi dire al riguardo? L'immortalità è stata pure trattata sulla Bibbia in un certo senso, una semi-immortalità. Matusalemme campò 1600 anni, Enoch no, sui 900 anni, Noè la stessa cosa, Lamech uguale. Insomma, ci sono stati profeti e uomini del passato che vissero molto a lungo. Ma io ti posso pure dire che si può vivere pure centinaia, migliaia e milioni di anni. Tu mi potresti dire come? E dovremmo cominciare a parlare del sistema, diciamo così, come si può creare un corpo immortale e cosa significa essere immortale in un certo senso, perché noi siamo fatti di cellule composte da molecole, quindi che hanno un sistema mentale e hanno un istinto. È un'informazione data dalle stringhe che sono le particelle elementari che poi formano gli atomi. Quindi linguaggio, istinto e linguaggio primordiale. Tutte queste cose hanno un suo sistema particolare che cominciamo dal protoplasma, che è sprovvisto di enzime, cioè che è la materia vivente alla base, di tutte le cellule animali e vegetali. Quindi gli enzimi che noi adoperiamo quando mangiamo per la trasformazione del cibo favoriscono le reazioni chimiche delle cellule viventi facendole invecchiare e portandole fatalmente alla morte. Quindi cosa sta a significare? Che un corpo con il protoplasma, che è la base della nostra vita, senza enzimi o senza, diciamo così, chiamiamolo così, senza elettroni negativi che si possono modificare e cambiare di spin in posizione, noi potremmo avere una vita immortale. Cioè, poi potremmo cambiarla come quando vogliamo noi con la scomposizione della materia. Attraverso le tecniche terapeutiche di medicina naturale che tu adotti, abbiamo avuto modo di appurare, soprattutto in particolar modo nel caso di tua sorella, che questa donna aveva i capelli bianchi. Attraverso quel processo di depurazione, di rigenerazione, ad un certo punto il processo si è invertito e sono ritornati così per come quando era giovane. Che cosa sta a significare questo? Ma è un processo semplicissimo, è un processo di energia vitale che riemerge attraverso il nostro sistema immunitario. Le informazioni che avevamo da bambine riemergono e riprendono attraverso il nostro DNA, nel senso che se tu ritorni ad una vita elementare, ad una vita per come è scritta nella Bibbia, ti sarà dato l'erba verde dei campi, frutti degli alberi, seme che sono sulla terra, se tu fai una cosa del genere, c'è il ritorno allo stato naturale. Per esempio, mia sorella, attraverso una biopsia fatta a Palermo, gli hanno diagnosticato un cancro al seno con una metastasi dal sesto al decimo grado. Tutti i medici che hanno visto le analisi e tutto quanto hanno detto a mio fratello di fargli la chemio, altrimenti sarebbe morta nel giro di pochi mesi. Ebbene, io ho mandato a quel paese sia i medici che mio fratello. E l'ho alimentata in un modo semplicissimo, gli ho data alla mattina gocce di alcolaturo d'aglio, 3 volte al giorno, 25 gocce con un po' d'acqua. Poi gli ho dato il siero del latte che contiene molte sostanze tra quali ci sono le proteine, le vitamine, i sali, gli enzimi per la ricostruzione della flora batterica e nello stesso tempo la irrobustivano. Gli ho dato pure gli acidi lattici composti da questo e da altre cose, e ho cominciato con un'alimentazione crudista con succhi di frutta e centrifugate, cioè cibi di transito, per 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, quelli che furono stati, e ho visto che ogni giorno che passava mia sorella dalla capigliatura canuta che aveva, tutta bianca, cominciavano i capelli a diventare neri. E
E cominciava il processo di guarigione. Infatti, dopo 6 mesi all'ospedale di Marsala, attraverso l'analisi del sangue che gli hanno fatto, gli hanno detto che era guarita. Cioè, è possibile una cosa del genere? Non lo dico io, l'hanno detto i medici all'ospedale. Una cosa del genere, in un certo senso, in piccolo, diciamo così, è accaduta a me, perché io avevo tutte le ciglia bianche. Ora stanno diventando tutte color castano, come ero. Un po' di cosa nella barba sta crescendo. Cioè nel pube sono non erano tutte bianche, hanno cambiato colore di quando ero ragazzo. C'è qualcosa attraverso i digiuni, i lunghi digiuni e l'alimentazione vegana che ho fatto, comincia a trasformare la mia vita a livello naturale. Questo è un punto di riferimento importante. Riguardo alla materia e all'antimateria, si può scomporre la materia? La materia si può scomporre, cioè, ed è possibile o con un grande calcolatore abbastanza potente per memorizzare i rapporti tra i singoli atomi o cambiarne lo spin, oppure attraverso la nostra mente. Se noi raggiungiamo un livello mentale talmente grande come lo avevano i grandi avatar, come l'aveva Gesù, possiamo noi disgregare, riaggregare la materia come la vogliamo. Vedi Gesù, per esempio, che ha moltiplicato il pane e pesce, disgregando e riaggregando la materia per come lui voleva. Quindi non erano pane e pesce reale, ma erano pane e pesce riaggregati per come lui mentalmente lo voleva. E così tutte le altre cose si possono cambiare strutturalmente, i corpi fisici, disgregando e riaggregando la materia per come lo vogliamo. Non sono balle, sono realtà che in fisica nucleare si può constatare se possono esistere. Quindi, riguardo quindi alle intenzioni, cioè mi viene questa domanda della razza pura a cui alludeva Hitler, cosa si può dire? Perché spesso si sente parlare che lui aveva come, era ossessionato dal raggiungimento di questa purezza. Sì, ma vedi, c'è un punto base che noi non riusciamo a comprendere o non abbiamo saputo, o diciamo così, discernere da quello che voleva fare Hitler. Cioè Hitler voleva fare una razza pura, particolare, affinché gestissero gli illuminati, e sarebbe stata distrutta tutta la razza umana che ha, diciamo così, malata e disgregata. E non ha più senso e scopo di esistere perché non sono vive. Cioè, che senso ha essere vive se non siamo nella vita? Perché nessun essere umano comprende la vita ed è nella vita. Siamo fuori da ogni cognizione perché non abbiamo più l'istinto e non sappiamo più che cos'è l'istinto. Non conosciamo il linguaggio primordiale e non sappiamo neanche che cos'è il linguaggio primordiale. Non sappiamo che cos'è il nostro inconscio e tirare tutte le informazioni che sono nel nostro inconscio. Non comprendiamo che cos'è la nostra psiche perché neanche sappiamo dell'esistenza del nostro corpo eterico che ha 7 sensi potentissime e che potremmo avere la capacità di Gesù e di tutti gli altri di fare miracoli. Quindi a questo punto a che vale essere vive se non siamo nella vita? Tanto vale che Hitler avesse fatto uno sterminio totale e a modo loro avrebbero creato quella razza particolare per loro sporche comodi, capisci? Invece di curare e di aiutare la razza umana, loro l'avrebbero distrutta per creare una razza superiore per loro stessi. Come avverrebbe? Guarda, c'è un film che è I ragazzi venuti dal Brasile. Che significa questo? Che bisogna, quello che faceva lui, è nucleare un ovulo, e purificare lo sperma e inserire uno sperma pulito in un ovulo nucleato per fare una manipolazione genetica e far crescere persone alti, biondi, con gli occhi azzurri, potentissimi fisicamente, che sarebbero stati loro schiave per governare e per, diciamo così, lavorare a spese degli illuminati, coloro che hanno la conoscenza e tutte le tecnologie di questo mondo, che non danno agli umani. Ultimamente si è sentito dire che dalle scoperte a livello archeologico, si dice, almeno alcuni dei più importanti affermano che già dalla traduzione di alcune tavole sumere, la creazione degli esseri umani è stata solo ed esclusivamente fatta
non da un'evoluzione, ma una manipolazione genetica Gli Anunnaki. e appunto che serviva proprio a far sì che divenissero servi di questi cosiddetti dei. Forza lavoro e cibo, sia a livello sottile di energia fisica e psichica, sia di carne, perché sono necrofagi, mangiano Beh, pure sicuramente. come lo siamo noi necrofagi, perché noi mangiamo sia gli animali che altri esseri umani. Noi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo, solo che non si dà, diciamo così, questa informazione attraverso la stampa, attraverso i mass media, ma lo fanno. Un giorno un giapponese o un cinese, non so chi sia, è venuto pure sul telegiornale, ha ucciso la sua ragazza, l'ha messo nel freezer e se la mangiava pezzo per pezzo. Guarda caso non è stato né condannato né niente, lo hanno riportato a casa di suo padre in Giappone o dove abitava, perché suo padre era un pezzo grosso, era uno degli innominati, era un ricone. Loro possono fare quello che vogliono. Un giorno un magistrato mi disse: Salvatore, cos'è per te la legge? Io gli ho risposto in un modo semplicissimo. La legge è l'applicazione della forza del maggiore sul minore. Per voi grandi, grossi e potenti, la legge si, diciamo così, come Si gli ho detto, interpreta. si interpreta, gli ho detto la legge si interpreta, per i poveri la legge si applica. Si è messa a ridere e se n'è andata. Vuol dire che era così. Cioè di loro la interpretano, per la povera gente, per quelli che non hanno soldi, si applica. Cambiando discorso, che cos'è la memoria cellulare? Vedi, la memoria cellulare, dobbiamo andare al pensiero prima. Possiamo dire che le cellule hanno una memoria che è stata attivata prima dalle stringhe che nelle particelle elementari hanno creato aggregazioni, poi si sono aggregati in atomi e gli atomi con la loro mente atomica hanno creato molecole, quindi si sono riaggregate in altre forme più complesse, quindi le molecole. Le molecole si sono riaggregate, milioni, milioni, miliardi di molecole in cellule. E le cellule hanno fatto questo stesso processo, aggregandosi e creando organi e corpi fisici. Quindi le cellule, che gli organi, che i nostri corpi fisici all'inizio contenevano un istinto come gli animali. E quindi noi sapevamo tutto quello che sapevano gli animali e avevamo il linguaggio primordiale. Potevamo comunicare sia con gli animali, sia con tutto il cosmo, con tutti gli universi, perché avevamo l'informazione dello Spirito Santo, avevamo l'informazione della terza espressione del Padre che ha vivificato e ha ampliato la materia in conoscenza e coscienza. Quindi tutto quello che è materia, in tutte le sue forme, che siano viventi e non viventi, hanno tutta l'informazione di Dio. Quindi tutti hanno la possibilità di comunicare fra di loro. Se noi non abbiamo più l'istinto, non abbiamo più il linguaggio primordiale, non abbiamo più questa consapevolezza di comunicare e comunichiamo neanche fra di noi perché non ci comprendiamo, neanche con gli altri di altri paesi a noi vicini, parliamo lingue diverse, cosa sta a significare? Che no, ci hanno ammalato, ci hanno plagiato, ci hanno modificato dentro, hanno inserito in noi delle informazioni nei nostri circuiti del DNA affinché in certi momenti scatta un'informazione di vecchiaia e di morte. Quindi io vi voglio leggere questa, la tecnica di pensiero, cioè il pensiero laterale. Il proposito del pensiero è quello di raccogliere informazioni e forme, il miglior uso possibile perché la mente tende a ripercorrere la strada abituale. È molto difficile raccogliere nuove informazioni e meno di non essere noi stessi a stabilire nuove strade, incurante delle critiche di chi si è ormai assuefatto a quelle vecchie. Cioè, un metodo per poter cambiare questo tipo di cose è un metodo semplicissimo, cioè ragionare senza dar nulla per scontato e affrontare i problemi da punti di vista anche molto diversi da quelli attuali. Quindi cercare di creare in noi un cortocircuito
affinché questo cortocircuito ci svegli e ci distacchi dalla mente lineare per avere una mente olistica e cominciare a vedere le cose da un altro aspetto. E ci accorgeremo che tutto quello che ci hanno detto, tutto quello che hanno scritto, sia nella Bibbia, sia nei testi, sia in qualsiasi tipo di conoscenza, di scienza, di teologia, di teosofia, di altre cazzate varie, sono tutte stronzate che ci legano alla materia e ci rendono schiavi da certi personaggi che hanno la conoscenza pura, che hanno la gnosi, che è la conoscenza totale. Continuo ancora nel dire che la gente utilizza i personal computer al minimo della possibilità. Qualunque computer è in grado di parlare molte lingue. Un buon programmatore saprà sfruttarle tutte dal linguaggio macchina all'assembler, al Pascal. Sono lingue che permettono al computer di eseguire programmi meravigliosi. Tuttavia, ben pochi le conoscono. La maggior parte dei programmatori dilettanti si serve del Basic, un linguaggio facile da apprendere, ma lento e limitato nell'uso. Infatti, appena acquistato il computer, infilano dentro il dischetto e la cartuccia che gli permette di parlare Basic e non la tolgono. Insomma, limitano fin da subito un potenziale molto più vasto. E badate bene, lo fanno non per incapacità del computer, ma per loro incapacità, per incapacità dei programmatori. In altre parole, la potenzialità di un intelletto nostro, intelletto che ha a che fare con la mente, che noi non abbiamo sviluppato e che dovremmo sviluppare, in questo caso intelletto elettronico, vengono limitate da chi gli sta intorno, che tende ad abbassare a propria misura. A questo punto facciamo l'analogia con il cervello umano. Il pensiero comune dice che un bimbo appena nato ha la mente vuota, anche se pronta ad assorbire come una spugna ogni possibile informazione. Quindi una mente vuota, capace di poter assorbire qualsiasi cosa. Proviamo ad affrontare il problema col metodo del pensiero laterale. E se non fosse vero, se la mente del bimbo fosse come quella del computer, con un enorme potenziale? Immaginate un bambino nella culla, fisicamente impotente, in grado di muoversi e di vedere a malapena, circondato dai parenti che lo scrutano e gli sorridono, lo esaminano, gli parlano, come se fosse un idiota. Gu 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 gu, ghiri ghiri ghiri, e beh 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 beh. Che razza di idioti sono? Questa gente di merda! Non capiscono che il bambino può apprendere più di loro e capisce più di loro. Fanno così perché, non tanto perché noi siamo in grado di comprenderli, quanto perché loro non sono in grado di farsi comprendere. Non hanno la minima idea del linguaggio con così parlare a un bambino e a loro utilizzano un simulacro del loro basic, della situazione. L'unica lingua che sanno parlare e con cui immediatamente condizionano il bambino, o se preferiamo lo programmano nel modo sbagliato, nel modo che il bambino crescerà un idiota come loro. Così come il cervello di un bambino è in grado di apprendere rapidissimamente, altrettanto rapidissimamente è in grado di atrofizzarsi, e l'abbiamo atrofizzato, gli abbiamo negato la capacità dei sensi psichici, che sono potentissimi, i quali Gesù e gli altri avatar usavano per fare miracoli. Certe zone, certi potenziali si chiudono per sempre fin dai primi istanti di vita. I giapponesi educano ad un linguaggio completamente diverso di quello occidentale i loro bambini. Utilizzano zone del cervello che molti altri non utilizzano. Nella realtà, come i fatti dimostrano, sono molto più abili di noi, in particolari discipline. Semplicemente perché fin dalla nascita lo programmano in linguaggio, una lingua differente. Lo so, che so, in Pascal invece del Basic. In entrambi i casi i programmatori, cioè noi, non usano appieno la potenzialità del cervello che stanno programmando. C'è chi ne privilegia, ma parte a chi ne privilegia un'altra, a parte a chi ne privilegia un'altra. Ora provate ad immaginare
di essere un attimo programmatore e che programmate subito un bambino al massimo della sua possibilità mentale, senza nessuna zona del cervello che sia geofizia. Per far ciò bisogna conoscere il linguaggio con cui parlargli, il linguaggio primordiale, quello che abbiamo dimenticato, il linguaggio dell'istinto, che non abbiamo più niente, siamo morti viventi, quindi non lo possiamo fare, purtroppo. Il linguaggio perduto della comunicazione totale, le nostre cellule lo usano ancora oggi e quindi il sistema immunitario attraverso l'informazione delle cellule può rigenerare tutte le nostre malattie, le può distruggere, può ristrutturare il nostro corpo fisico se noi gli diamo la possibilità di farlo. Questa possibilità non gliela diamo perché siamo stronze, perché mettiamo nel nostro corpo tutte le sporcizie e tutte le stronzate di questo mondo, cominciando dalla carne, dai pesci, dagli inzaccati, prosciutto, salame, mortadelle, formaggi e tutte le altre stronzate varie. Che grandi nutrizionisti ci danno a mangiare e noi come scemi adottiamo. Dunque, ma non una lingua, ma una vera e propria filosofia della comunicazione. Questa comunicazione è stata smembrata. Voi conoscete il mito di Osiride? Quando Sete lo spezzò, lo smembrò, lo fece a pezzi e lo buttò nel mare. E si sono disperse le tracce. Ogni tanto qualcuno prende un pezzo come il pezzo di un pazzo e dice che conosce la verità. Non conosce la verità se tutto il corpo non viene smembrato. Si parla spesso di evoluzione spirituale, di evoluzione coscienziale, ma tu che cosa intendi per evoluzione? O meglio, esiste l'evoluzione? Da come noi abbiamo appreso dalle disinformazioni dei testi, l'evoluzione comincia dalla materia inerte fino alle prime forme unicellulari, policellulari e così via, fino ai grandi sistemi stellari, universali e galattici. Quindi c'è un'evoluzione, un fattore, diciamo così, che viene chiamato, diciamo, la parola esatta non mi viene per adesso, ma che in realtà ognuno di noi crede che, per esempio, una pianta, un seme che viene messo a terra, una pianta cresce perché il seme Si è si è evoluto, è evoluto, cresciuto. è cresciuto. C'è che spunta il germe e poi si cresce. Invece, se noi andiamo a pensare con una mente olistica e non più con una mente lineare e non ascoltiamo più tutte le informazioni che ci hanno dato, possiamo capire che la vita non si evolve, non si può mai evolvere. Perché non si evolve? Prendiamo l'esempio della quercia. La quercia non evolve dalla pianta. Lo schema dell'albero esiste già nel seme. È una programmazione che c'è nel seme, quindi qualcuno ha programmato quel seme e di cui la quercia si evolve. Per programmazione tu cosa intendi? Che il seme ha già in sé le informazioni tutte affinché poi si manifestino sul piano fisico? Cioè, il seme ha l'informazione di tutta se stessa, come deve essere, qualora viene messa sottoterra in un ambiente adatto, scatta il meccanismo della crescita. E allora l'informazione non fa altro che dare all'energia che c'è dentro il seme di crescere e di evolversi. Quindi è un qualcosa di programmato, come nel seme, come in tutti i sistemi stellari, umani e così Tutta via, la vita. in tutta la vita. Quindi la vita non si evolve, non è perfettibile nel tempo, cerco la parola esatta, perfettibile significa che va verso l'evoluzione, che si evolve, che si È perfeziona. perfettibile. Non è Non è. perfettibile. Come dicono loro, non è perfettibile. Già il programmatore, colui che ha programmato, quel Dio che ha programmato tutte queste cose, le ha programmate già insite in quel programma che lui voleva svolgere in un mondo di simulazione, in esistenze di simulazione, in galassie, in cosmi di simulazione. Cioè è un piano loro per vedere cosa succede per poi portarle in sistema, diciamo così, reale, non di simulazione. Quindi è un po' come quando nei laboratori,
scientifici Perfetto. fanno delle simulazioni di tipo virologico, batteriologico, Perfetto. quindi e innestano delle altre Noi colture. emuliamo i grandi esseri, gli Elohim, i creatori. Come in alto, così in basso. Vedi, qualsiasi complessità viene dalla semplicità. La vita produce forme che si adattano all'ambiente stesso. Quando c'è l'ambiente cresce, la vita si adatta all'ambiente, in base alle informazioni date dal programmatore. Ed è così che fa la quercia. È seme in inverno, fiore in primavera, frutto in autunno. Seme, fiore, frutto, baco, crisalide, farfalla. Corpo umano, che dovrebbe avere queste tre fasi per evolversi in corpo, anima e spirito. Queste tre fasi dell'evoluzione di corpo, anima e spirito. Noi l'abbiamo dimenticato, non sappiamo un cazzo di niente, nessuno ci informa. Perché non vogliono informarci? Perché siamo soltanto forza, lavoro e cibo. Svegliatevi, cercate un cortocircuito nella vostra mente e toglietevi dall'assoggettamento, dall'assoggettazione di questi esseri sciacalli che vengono da altri piani di esistenza e che ci sfruttano come noi sfruttiamo gli animali. Cercate di non sfruttare più gli animali, di non ucciderli, di non farli crescere per la macellazione. È orribile, non siamo noi questi esseri, noi siamo i figli di Dio e tutta la creazione è fatta da Dio e siamo tutti fratelli a qualsiasi livello, non abbiamo bisogno neanche più di mangiare se noi osserviamo la natura in se stessa. Questa è la realtà. Ci hanno tolto dalla via retta, dalla natura e siamo andati contro i programmatori e ci siamo ammalati e siamo morti. Dunque, questo può accadere a noi. Ora, se un baco nel suo processo di evoluzione diventa crisalide e poi diventa farfalla, perché noi dal nostro corpo, se lo puliamo, non possiamo renderlo eterico e cominciare a cristallizzare la nostra personalità e la nostra individualità fino a unirlo positrone ed elettrone e raggiungere quell'energia totale perché si annullano e divenire farfalla? Cioè divenire piccole Cristo. Questa è la realtà, questo era lo scopo della nostra vita. Tutta la natura continua ad avere lo scopo della vita divina. Noi sole, esseri umani, siamo nella merda. Svegliatevi, aprite gli occhi, non fatevi manipolare da tutti coloro che vi sono attorno. Cercate di mangiare il meno possibile, di togliere tutte queste cose. Vi accorgerete che avrete una pensione in più. Se non comprerete più carne, pesce, prosciutto, salame, mortadella, tutte quelle sporcizie che vendono in supermercato, tutte le altre cose, mangiate soltanto quello che Dio ha creato sulla terra. Come fanno gli animali, non i carnivori, lasciamoli stare. Sono una degenerazione del genere umano pure loro. Ultimamente ci sono persone che si spacciano per terapeuti, i quali sostengono, adottando tecniche particolari come tessuti tachionici o discipline olistiche non meglio precisate, che il cibo è molto relativamente importante, quindi un'importanza abbastanza effimera, quindi che il cibo ha un'importanza effimera. Sulla determinazione, nella determinazione della malattia nel soggetto. Quindi loro danno pochissima importanza all'alimentazione e praticamente si concentrano solo ed esclusivamente sul fatto che la malattia è di origine psicosomatica. Quindi, poiché dicono che il cibo, anche se si mangia del cibo animale, con gioia e con amore, non fa male. Ora, tu, attraverso le informazioni che ci hai dato in altri video e ci stai dando adesso, sostieni che tutto ciò che esiste è energia, è vibrazione, è informazione. Quindi, perché è importante l'alimentazione nella nutrizione umana? E perché, e che cos'è questa informazione che contiene il cibo? Vedi, tutto quello che ci hanno fatto
ci hanno dato, ci hanno detto, è tutto sbagliato, è un errore. Se noi avessimo avuto sempre l'istinto e il linguaggio primordiale, noi non avremmo avuto bisogno del cibo, come Gesù non aveva bisogno di mangiare, come i grandi avatar non avevano bisogno di mangiare, avendo il linguaggio primordiale dell'informazione dentro di se stessi. Il cibo in se stesso, essendo fatto di molecole, di cellule vegetali, contiene l'informazione sia a livello istintivo sia a livello primordiale. Se una pianta riesce ad avere più sensazione di noi e riesce a capire, a vedere e a ricordare più di noi, e questo è stato dimostrato scientificamente, cosa sta a significare? Che qualsiasi frutto che noi prendiamo ha una certa informazione. Noi non mangiamo la mela o la pera o qualsiasi altro frutto e poi questo frutto non va altro che alimentare il nostro corpo, non alimenta niente. È la frequenza che contiene quelle cellule, quelle molecole che viene assorbita dal nostro sistema interno, sistema diciamo così, La nostra struttura cellulare. non la nostra, sì, le cellule che hanno l'informazione, ma il nostro sistema metabolico viene assorbita. Quindi la frutta dove va a finire? Sotto forma di feci, sotto forma d'urina, perché è composta di materia grossolana e di acqua, 90% di acqua o più e poche scorie, quindi viene eliminata. Se viene eliminata, quindi non viene assorbita, cosa che viene assorbita? Viene assorbita l'informazione e questo è il principio importante. Vorrei dire un'altra cosa, riportandomi al primo sull'immortalità, cioè in senso che se alcune cellule sono state trovate dentro, diciamo così, dentro pietre e dentro altre cose a livelli da milioni, che sono state lì per milioni di anni, 250 milioni di anni per esempio, e sono ancora vive, ciò sta a significare che la cellula è immortale. Cos'è che porta la cellula ad essere morta? In seguito faremo questo discorso sulla natura cellulare e sul modo perché la cellula invecchia o muore e continua ad esserci un processo di questi esseri che sono immortali. Perché loro attraverso una forza, diciamo così, di modificazione, di aggregazione e riaggregazione della materia, non fanno altro che cambiare lo spin degli elettroni e portarli in positrone. Attraverso il protoplasma, che è la base della nostra vita, della loro vita, loro possono gestirlo a livelli di milioni di anni pure. Poi possono cambiare qualsiasi forma perché attraverso l'aggregazione e la riaggregazione possono trasformare qualsiasi corpo in altri corpi, possono assumere quello che loro vogliono, sembianze per come vogliono, come fa Babaji, il paranguru di Paramahansa Yogananda, che si trasforma in animale o in altre forme o in altri esseri, come lo fanno tutti gli Aran, gli Avatar oppure gli Arat. Possono raggiungere o ritornare sulla Terra con qualsiasi forma loro vogliono, perché possono manipolare la materia attraverso la mente che ha creato tutto quanto. Gli universi e tutto quanto. Quindi la mente può manipolarla, può conoscere quello che c'è tra un atomo e un altro e riaggregarlo e disgregarlo. Così Noè poté cambiare, o se venivano da altri piani di esistenza, per esempio di una stella lontana come Saturno o come Urano, che per fare il giro del Sole occorrono nostri per esempio 300, 400, 500, 1000 anni o 1500 anni per fare un giro di un anno che facciamo noi, quindi se questi vengono sulla nostra terra possono campare 1500 anni mentre noi passa un anno, cioè quando noi raggiungiamo 70 anni loro neanche hanno vissuto un anno della loro vita, o altrimenti con la manipolazione genetica che fanno loro attraverso o computer se sono tecnologicamente evoluti oppure con la mente se hanno una mente cioè, che è collegata ai sistemi dei sensi sia psichici, sia astrale che mentale, che causale, che buddici o coatemici, possono fare tutto quello che vogliono. E questa è una realtà, non sono stronzate che io dico, queste sono realtà e si possono valutare e si possono vedere perché un Gesù Cristo che faceva tutti i miracoli che ha fatto, gli esseni che modificavano la vita agli altri che erano morti entro i 3 giorni e che potevano resuscitarli, conoscevano la materia e la vedevano per com'era e la modificavano.
mentre il corpo eterico era legato. Se non era legato, ci voleva il Cristo per riaggregarlo come fece con Lazzaro. Gli esseri non erano capaci di ciò, perché erano ad un'evoluzione molto, ma molto, ma molto più infima, più bassa di quella che era il Cristo. Va bene.